Ciao, oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo tornati con un video che in realtà abbiamo già fatto ma tipo 2 anni fa e credo di averlo fatto con Loco. Ed è quel video che andava di moda su Roblox in cui dovevi scrivere le parole più corti secondo quello che ti chiedeva il gioco. Tipo, cosa dovresti fare in questo video? La risposta più corta è like, perché dovete lasciare like e iscrivervi. Perché hai la testa così grande? Oggi ti senti veramente un pozzo di coscienza. Ti cambia anche il colore... Per quello degli occhi. Quando ho preparato la mappa ancora aveva la skin con la cacca sopra, ma oggi o ieri, non so quando, l'ha cambiata. Allora, come funziona? Vai sul tuo pilastro, carissimo mio... Guardando il mio bro. Allora, vuoi tu tirare fuori la prima parola? Basta che clicchi prossima parola e in chat apparirà quello che verrà richiesto. Nomina un colore. Si parte con qualcosa di molto semplice. E io ti dico questo. È su in ordine alfabetico. Una volta che hai finito di scrivere, devi piazzare uno spazio. Ok. Ok, anche io ho scritto una cosa da 4. Rosa e nero abbiamo anche 2 cose diverse. La prima era semplice, ma la seconda, come lo affronteresti un frutto? Allora, un frutto corto. Ok, ce l'ho. Non trovo le lettere. Sono in ordine alfabetico sempre, ti ricordo. Preferivi che le mettessi in ordine di tastiera? Abbiamo dell'originalità qua comunque. È pero. Ho scritto pero? Volevo scrivere pera. Vabbè, dai, è simile, si capisce che cos'era, su via. Tra l'altro, no, non ero pronto. Ok, solo in trasporto. Italiano, giusto? Boh, io credo vada bene questo che sto scrivendo. Cioè, in inglese italiano va bene, quindi? Insomma, no, in vabbè, realtà. Anche bus, in italiano non è bus, è autobus. Ho preso il bus. In italiano si dice autobus, quindi va bene. Allora, da ora è bannato l'inglese, bisogna mettere in chiaro le cose perché sennò qua abbiamo gli arrampicatori. Siamo pari, tra l'altro, a livello d'altezza. E abbiamo scritto per tutte parole diverse. Nomini una cosa che lo collochi è... allora, questo. Questo è decisamente quello che è. Devi iniziare a scrivere, sei... No, non è... Allora, a parte che ti sei spostato di un blocco indietro, io non so come tu abbia fatto. Quindi, se è possibile, vieni di un blocco più avanti. No, un ma blocco non riesco più a vedere la X. Devi andare un po' più indietro. Basta che... Posso fare così, molto guarda, bravo. Guarda, visto che tanto dovrai censurarla, sta roba. No, vabbè, ormai rimarrà quella scritta. E io ho scritto scemo, però anche il... Hai delle difficoltà a stare su un pilastro. Ok. Vabbè, andiamo con entrambe? Sì, clicca di nuovo te, dai. Andiamo con entrambe, ho capito. Una bevanda. Italiano tanta roba questa. In italiano. E io ti dico questa. Io mi continuo a spostare, non so come sia possibile. Basta però che stai fermo, ti muovi troppo. Ma il tè non è una bevanda. Il tè è una bevanda. Ce la fai a stare fermo in un blocco? Ma non devi shiftare, non devi fare niente. Allora, il problema è diverso. Perché sei in creativa poi? Sto cercando di sistemare le cose. Abbiamo un problema. Io devo guardare, devo guardare in basso, giusto? No, basta che stai sul blocco e guardi all'esterno. Ma te si scrive così? Nomina un numero tra 1 e 10. Ok, va scritto, quindi... il mio prefe. Hai aspetta a scrivere 1. Aspetta. Hai cliccato cancella. Bravo. Ah, cavolo. Ok. E niente, in realtà... Hai fatto la lingua dopo? No, non ero pronto. Vabbè, scriviamo subito il coso. È uscita una lingua parlata nel mondo. Vabbè, basta, non la facciamo questa, no? La saltiamo. Non la vuoi fare? No, non la saltiamo. No, volevo la dirti perché è difficile. Volevo dirti che comunque sì, te si scrive così in italiano, non si scrive THE, è te. E basta. Non so, non ne sono così sicuro. Non andrò a controllare. 100%. Però io la lingua la voglio fare. Io faccio che la lingua. È quello che hai skippato, hai scritto una lingua parlata nel mondo. Va bene. Anche perché ne ho una che non penso che sia più breve di questa. Bam. L'Urdu. Dove si parla l'Urdu? In Pakistan. Avevo un mio amico pakistano, aveva il dizionario dell'Urdu. Fa ridere. Vabbè, però... vado sulla... No, non fa ridere, per carità. Vado sulla fiducia, non... Vai. Non commento. Però qua la situazione è veramente scomoda. Vai, clicchi tu. No, toccava, ho fatto io la lingua. Va bene, clicco io. Un tipo pesce. Di pesce. Ok. Occhio, pesce, non crostaceo, eh. Anche la mia è lunga. Non so neanche se l'ho scritto giusto. È più corto il tuo, effettivamente. La situazione è scomoda. È veramente scomoda. Non so quanti blocchi manchino, ancora tanti. Posso... Un oggetto che si trova in un ufficio. Ok. Ce l'ho qui davanti. Però non riesco a trovare le lettere. Ho sempre questo disagio qua. Questa c'è in un ufficio, secondo me. Una gomma. Ok, pinza. Una pinza. Ci sta. Posso darle buone entrambe. Sbam. Un mese dell'anno. Qual è il più corto?
È che io non trovo le lettere, capito? Non mi trovo. Se era QWERTY mi trovavo meglio. Purtroppo è stato ordinato in questo modo. Quando lo... Marzo, anch'io. È il più corto, marzo? Sì, penso di sì. Maggio, giugno, luglio. Sì, penso di sì. Forse c'è qualcun altro da 5. Ok. Dammi una stagione. Ok. Qual è la più corta? Non sono sicuro che questa sia la più corta. Sì? Primavera, inverno, autunno. Non è vero. Sì, ok, è la più corta. Vai, va bene. Next. Sbam! Uno youtuber. Italiano, americano, va bene tutto? Sì, direi di sì. Ok, dai. Però no. Ok, va bene. Excuse me, ho scritto io. Chi è sai? Lo diamo buoni comunque. Sì, sono tutti youtuber stranieri. Allora, Sbam. No, toccava sei me, un toccava. Danno. Facciamo prima il Pokémon. Un tipo di Pokémon. Però partiamo quando siamo a 0 secondi. Così se ripartiamo giusti. Dobbiamo nominare un tipo vuol dire tipo psichico, quelle cose lì. Penso che questo sia... Forse l'ho scritto... No, l'ho scritto... Non so se l'ho scritto bene. Questo è il mio tipo. Ma erba? No, è vero. Io ho scritto acqua. Vabbè, non ci ho pensato. Cos'era l'altro? Una parte del corpo umano. Ma le parti cosa si intende? Una parte. Forse scrivo arto? Non è una parte, un arto. Scrivi ma... Io ho scritto ma... Perché no! L'hai cliccato? Non so come sia successo questa cosa. Ma sei un danno. Mano te l'ho detto io, però. Lo stavo scrivendo io, mano. Pene. Perché devi farlo notare? Io ormai l'ho scritto. Possiamo... lo premo solo io, lo skip parola. No, aspetta, buttalo via. Aspetta, fermo. C'è il genere farlo, musicale dobbiamo fare. Facciamo sta cosa sì, qua. Ma tu sei un danno. Togliti quel coso dalla mano. Fatto. Io ho scritto. Vado? Dai, muoviti, l'ho già scritto. Okay. E non trovo la P. Pop. Anch'io ho scritto pop. Nomina un... Come, cosa vuol dire un titolo? Un cosa titolo di un dire? Film? E infatti non ho un tipo facciamo genere, un titolo o? Di un film. Questo io penso che... Omen? È tipo una roba horror che c'è stato quest'anno. Però letto Omen. Al contrario è Nemo. Posso dartelo buono lo stesso solo perché è Nemo. È vero. Va bene. Cinatit. Atit. Cos'hai scritto tu, Cinatit? No, il tuo è Cinatit. Non è Cinatit, è Titanic. Sì, l'ho capito, vai. Che situazione complicata. Una verdura. Non trovo le lettere, sappilo. Ce l'ho in mente. Io non ce l'ho in mente. Cosa vuol dire una verdura? È quella che i semi? Che vuol dire con i semi? Allora, ci sono persone che distinguono verdura e frutta. Io ce l'ho, Ah, ce l'ho anche io, allora. Guarda, tre... Andare. Vai. Ok, questa è perfetta. Ok. Rapa. La rapa. Qui ci sta. Una bevanda calda. Il tè non lo puoi riscrivere, eh? L'hai già usato. Scrivo TH e scrivo. No, non puoi fare così. Ok. Dovremmo stare attenti lunga, al tempo. Però. Infuso. Ma qui attenzione perché ho ripreso una lettera, credo, con un bel caffè. Un oggetto che si trova in una scuola. Ma cosa vuol dire? Non lo so, si trova in una scuola? Io ce l'ho. Vabbè, vado sul sicuro. Metti quello che vuoi. Io nella scuola sono sicuro che questo c'è sicuro. Un foglio. Ma un banco non c'è. Fogli. Fogli. Interessante fogli. Questa cosa di usare il plurale per non usare un'altra lettera. Eh sì. Non ci avevo pensato. Tu se avessi usato il plurale, però era CHI, quindi hai fatto bene. Beh, grazie, sì, Graziella. C'è. Next. Vado io. Sbam. Un famoso pittore. Ma sono tutti lunghissimi. Cioè, dovresti scrivere nome e cognome? Andiamo solo il cognome, dai. Van Gogh. Vabbè. È Van Gogh, non è Vincent. Cioè, è Van Gogh. Sì. Vabbè, io faccio così. Ok, non è lo stesso. E guadagno una lettera. Aspetta, sono alla I. Sei anche a INC. Hai Davi. Davi. Qui c'è un sorpasso, un recupero, Da perché lì. Da lì ne ha soltanto 4. Da Vinci. Sì. Potevo mettere solo Vinci, però secondo me è Da Vinci il cognome. Vinci, io non l'ho mai sentito. Chi è un tuo amico, Vincenzo? Va bene, vai. Ok. Bisogna tryhardare qua. Un animale. Easy. Bello questo. Questo non lo metterai secondo me. Non so se si scrive così, Emu. Ok, emu. Sì, si scrive così. Io ho messo uno new. Vabbè, siamo lì, Nomina un oggetto da cucina. Dovremmo in realtà già scriverlo perché è finito il tempo. Però neanche io so cosa scrivere. Quindi scriverò... Io ce l'ho. Dimmi quando scriverlo. Ma ingredienti vale?
No, penso oggetto. Quindi no, tipo sale non va bene. Eh no, anch'io okay, ho pensato al sale, no. Allora qua sono casini. Coltello, queste cose qui bisogna mettere. Sì, ho fatto una parola lunghissima però io. Io. Frusta. Ok. Mio messolo, mestolo. È una parola in più, una lettera in più però. Next. Alziamo la posta in palio. Vai. Metti un altro spazio sotto i tuoi piedi. Ne mettiamo due alla volta. Con la prossima parola che ci chiederà una città italiana. Vabbè, qua. Aspetta, però qualcosa con tre lettere magari c'è. Io ne metto uno con quattro, effettivamente. Io vado di quattro perché bisogna stare attenti anche al tempo, dai. Sì, no, già due spazi piazzati. Roma. Io ho pensato a Pisa, invece. Vai. Interessante, interessante. Ma non è interessante come un verbo all'infinito. Bere. Vero. Amare. Io ho scritto amare. Ma perché io sono una persona più passionale? Io penso più all'amore. Ma se sei tu che ti ubriaco, io non mi ubriaco ma mai. Ma non è vero, ma smettila. Io penso ad amare, tu pensi solo a bere. Prossima parola. Un videogioco. Vogliamo fare che le sigle sono valide? Perché no, tipo la... GTA è una sigla. Io stavo scrivendo GTA. No, è Grand Theft Auto. Va bene, scrivo anche io GTA, ho capito. No, hai ragione, hai ragione. Ok, allora non scrivo GTA. Scriverò però non belli cioè, spazi. Tipo, io sto scrivendo FC24 e si chiama FC24 quello. Ma non c'è il 24. Facciamo FC20V4Q. Potevi scriverlo con i numeri romani almeno. Beh, potevo lasciarne solo due. Ma non l'avevi messo. FC non è un gioco, FC è Federazione Calcistica. No, non è proprio così. Massimo Football Club comunque. Ah sì? È che la traduzione effettivamente. Sì, senti, piazzami un altro. Tre sotto tre? I piedi. Sì, tre spazi d'ora in poi. Mi piace il rischio. Next. Bam. Un personaggio famoso. Ok. Aspetta, bisogna essere anche qui. Smart. Aspetta, devi pensarne qui. A uno. Sì, uno. Sì. Io cosa vuol dire così. Sì? Devi pensarne a uno sì. Solo, ma se mettiamo solo il cognome? Sì, come lo chiami, nel senso. Ah, come lo chiama addirittura? Vabbè. Ok. Non si chiama così. Si chiama Kanye West. No, su Spotify ormai è solo Ye. No, Ye non lo trovo corretto. Io stavo scrivendo West, poi hai detto come lo chiami. Ma non lo chiami West. Vabbè, dai, è al limite dell'accettabilità. Io ho scritto Pele. Non so neanche bene cosa faccio nella vita, però. Vabbè, va bene. No, non va bene. Sbam! Un dolce. Dammi un dolce. Questo penso sia il più corto. Tre spazi. Madonna, però c'è una distanza da te veramente abissale. Allora, aspetta che devo scrivere. Hai problemi. Gelato. E il babà? Babà! E un babà dove lo mettiamo, Ma è più alcolico il babà ormai. Ma non è vero, dipende come lo fanno. E poi sei tu che lo prendi al ristorante. Vai, vai. Un attrezzo da lavoro. Io scrivo tipo questo. Tipo il cacciavite, quelle cose lì? Sì. La riga è uno strumento da lavoro, no? Sì. Cioè, è molto al limite anche il tuo, però sì. Cioè, alla fine anche il tuo è un po' al limite. Il dado, non è che non ci lavori col dado. Beh, insomma, mio padre c'ha i dadi in tasca. No, ma tutto rispetto a chi... Ma i dadi non quelli da gioco, ovviamente. No, i dadi quelli per le rondelle. Sì, ok. Bene. Sport breve. Non mi viene in mente breve. Devo fare per forza così. Calcio. N-U-O-T-O-K-A-L-C-I-O. Bene. Recuperato di uno. Ma qual divario è troppo alto per essere recuperabile? Un giorno della settimana. Ok, roba. Questi sono tutti lunghi. E Sbam. 1, 2 e 3. Sì, vado. È più corto sabato, vero? Sabato. Venerdì. Aumentiamo ancora. 4 spazi. Continuo. È ora di... Ne hai messi 3. È ora di trovare un cadavere nella nostra partita. Un pianeta del sistema solare. Non trovo la M. Ma non è complicato. Dì l'alfabeto in testa. 1, 2, 3 e 4. Marte e Giove. Lunghi uguali. Una professione corta. Questa è bella corta. E voilà. 1, 2, 3 e 4. Manager. Sì. E è una professione. Ma io ho scritto sarto. Valuta, non ho mai capito come si dice. È scritto? Sì. Ma quanti non ho messi gli spazi? 1, 2, 3, 4. Ok. Poi.
Sì, il Lau è astuta come risposta. È veramente astuta. Perché ne sono usciti due? E faremo il primo e poi il secondo. Una marca famosa. Una marca famosa, corta, breve. Nike, è vero, ho scritto Gucci. L'altro cos'era? Un'utensile da cucina non era già uscito? Eh sì, infatti, secondo me lo rifarei. Sì, secondo me si è bugato. 3, 2, 1. Ti prego. Sono finite le parole. Cioè, GPT ci propone: nomina una marca d'auto. Quindi penso che qui metteremo entrambi la stessa cosa. Ovvero, pronto? Vai. Si scrive così, credo. Io più corto. No, con la W. Ah, sì? Metti quattro spazi e qui la vita è giunta alla fine. DR cos'è, scusami? È una marca che è italiana, che importano macchine cinesi e sono marchiate DR. Le avrai viste in giro, c'è una DR gigante. Oh, logo pessimo. Però vabbè, mi fiderò. Allora, qua propone un tipo di zuppa, ma non so che cosa voglia dire. Devo farglielo rigirare? No, no, io ce l'ho, io vado. Vabbè, tipo di zuppa. Boh, io metto così, ma non è un tipo di zuppa. Ah! È morto. Ma il miso... La zuppa di miso. Cioè, c'è scritto proprio zuppa di miso. Anche la zuppa di zucca è una zucca. È una appunto, va bene. Infatti va bene, solo che... È uno scioglilingua. La zuppa di zucca è una zuppa. Ok, l'ho detto. È troppo in alto. Vabbè, abbiamo un vincitore. GG, se l'è giocata meglio con le parole. Per oggi, io direi che è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buona Natale a tutti e felice anno nuovo. Ciao!